Siamo sotto il sole di Brescia per incontrare l'allenatore della nazionale italiana di ginnastica artistica, Enrico Casella. Con lui parleremo dei progressi delle azzurre, ma anche dei prossimi appuntamenti agonistici. Però andiamo, perché sennò arriviamo in ritardo, poi chi lo sente. Andiamo? Ciao! Eccoci qua con Enrico Casella. Intanto grazie per averci accolto. Sei reduce da una trasferta favolosa in Belgio. Io dico favolosa perché insomma siete andati molto bene. Sì, direi andati bene, nel senso, tre gare di squadra, le abbiamo vinte tutte e tre, e poi con le junior abbiamo fatto tutti e tre i primi, primo, secondo e terzo posto nella classifica individuale. Diciamo che è andata bene, insomma. Non poteva andare... No, meglio di così, sinceramente era difficile, le ragazze sono tutte quante brave, anche le senior, avevamo delle squadre sperimentali, avevamo alcuni infortuni, altre ragazze che avevano bisogno di fare esperienza. E il contesto era abbastanza buono perché c'era Francia, Belgio, Spagna, poi c'erano diverse nazioni come le junior svedesi, o le olandesi, turche, polacche, c'erano un po' irlandesi, c'erano un po' di tutto. C'era un po' di fermento. 14 nazioni, però diciamo le più importanti erano Italia, Francia, Belgio e Spagna, che sono quelle, diciamo, che possono, tra l'altro, che siamo contendenti fra di noi, anche visto quello che... Siete a un livello abbastanza... Sì, negli ultimi 15 anni queste sono state le nazioni di una certa fascia e ce la siamo sempre giocata, certo, con loro. Avere questo buono spunto di partenza è sicuramente di buono spunto. Ben sperare, certo. Benissimo. Poi vincere fa sempre... Tira sul morale, fa bene alla pelle. No, anche perché ci sono delle belle reazioni in gara, perché non è che è andato tutto per il verso giusto, e quindi vedere le ragazze che hanno lottato, la gara delle senior l'abbiamo vinta in rimonta di tre decimi. Fantastico. Una bella prova di carattere, così anche se si temprano, anche si devono temprarsi per forza in campo gara, assolutamente, perché lì la verità è quella, non deve stare tanto ad allenarsi, essere bravi in allenamento un conto, bisogna, esatto, poi dimostrarlo quando è il momento di fare le gare, e devo dire che da questo punto di vista hanno risposto tutte molto bene. Adesso loro sono impegnate con gli esami scolastici, quindi c'è un momento di, diciamo, non dico di poco lavoro, ma di sicuro meno intenso, perché poi dovremo invece, appena finiscono gli esami questa settimana, dovremo dedicarci invece ai due appuntamenti più importanti per le junior, sì, di questa stagione, che sono la gara in Germania di preparazione, e avremo l'incontro con Germania, Gran Bretagna, Francia ancora, Svizzera, quindi delle squadre veramente competitive, e sì, soprattutto la Gran Bretagna, la Germania, e poi gli off di fine luglio, quindi c'è un momento intenso, adesso dovremmo ricominciare a salire, certo, cercando di presentare gli esercizi tipo quello di Elisa alla parallela, che è un esercizio già di alto livello anche a livello senior, non per nulla ha vinto a Jesolo, certo, e sono presenti le americane, quindi diciamo, cioè, giusto per far capire, sì, ma, come le azzurre ce lo aspettiamo, visto che lo facciamo tutti, certo, i giorni. Voi sapevate bene che cosa avevate, certo, in cantiere. Ma parliamo un po' di questo nuovo battaglione che stai preparando, di queste junior fantastiche che stai coltivando soprattutto per il futuro. Sì, ma qui abbiamo un buon gruppo di giovani, principalmente di 2003, però bisogna essere sempre molto cauti, nel senso, il loro programma è già abbastanza evoluto, cioè i contenuti sono già sviluppati abbastanza bene, però c'è un però, a questo punto loro sono giovani, sono adolescenti, okay, devono, in questi anni ci sarà anche un cambio fisico, okay, e noi dovremo passare attraverso questa situazione e dobbiamo vedere come evolveranno. Di sicuro, regge il passaggio. Esatto, di sicuro avere già questi contenuti, questi esercizi ora è evidentemente un grosso vantaggio. A livello junior rispetto alle altre nazioni junior siamo sicuramente avanti, diciamo, certo, siamo fra i primi insieme alla Russia, agli Stati Uniti, certo, quindi questo l'abbiamo già dimostrato sul campo, però bisogna stare molto cauti, perché il nostro problema sono i numeri, cioè quante sono queste ragazze, quindi
se qualcuna non regge il passaggio o se qualcuna deve diminuire poi una volta avvenuta questa trasformazione. Esatto. Così, giurassica. Per la ginnastica femminile è sempre così, quindi dovremo vedere cosa succede in questo, certo, passaggio e cercare di mantenere questo livello o anche aumentarlo, o se dobbiamo diminuire, diminuire senza perdere più di tanto. Quindi cioè, questo, siete come degli alchimisti, dovete sempre dosare a seconda. Sì, delle... quindi bisogna vedere quando arriviamo al 2019 mondiale qualificante chi di queste ragazze sarà, certo, nelle condizioni effettive di poter dare un contributo la squadra nazionale. Intanto le vecchie, fra virgolette, dovranno andare avanti e farsi trovare comunque pronte. Certo, e mantenere poi, il loro livello. Perché noi dobbiamo mantenere il livello internazionale che abbiamo conquistato a fatica in questi ultimi 15 anni. Certo. Quindi bisogna cercare di essere sempre lì davanti e ecco che la prova nelle Fiandre è stata positiva anche per questo, perché a livello internazionale nuovamente all'Italia, a quel gruppo, notare, esatto, sì, sono forti, hanno le junior forti, sì, poi aspettiamo di vedere se resteranno forti, perché questo è importante saperlo, certo, di sicuro è meglio essere forti che non essere. Esatto. Su questo non ci sono dubbi. Non bisogna aver fretta, queste ragazze possono partecipare ai campionati europei nell'agosto del 2018, juniores, campionati europei juniores nell'agosto del 2018. Diciamo che se lì arriviamo bene, sì, poi abbiamo solo un annetto per arrivare al mondiale 9 dove possono farlo, okay, e poi un altro annetto per l'Olimpiade. Cioè tu hai delle agende già ormai piene dei, sì, prossimi due o anche delle interviste già programmate, ah, sì, con delle ci televisioni. Ci sono anch'io, spero, sì, che ritorno magari. Vediamo come va questa. Si supero l'esame, esatto. Esatto. E allora parliamo di Vanessa Ferrari che sta recuperando. Anche Vanessa sta recuperando, per lei il discorso ovviamente è diverso, nel senso che si è deciso di fare, lei ha deciso di provare ancora a continuare, mettersi in gioco nuovamente, ha aspettato di vedere come è andato l'intervento, come rispondevano i tendini, sembrano rispondere abbastanza bene, per il momento di sicuro, okay, e quindi si è fatta una scelta, impegnarsi su un paio di attrezzi, quindi non la vedremo più impegnata. Ah, non sarà più all around. No, non la vedremo più impegnata sui quattro, okay, attrezzi, perché ha anche una spalla, o questa spalla, o la forziamo o la operiamo. Oh, operare non ha senso, quindi forzare non ha senso, certo, quindi proviamo la strada della qualificazione su un paio di attrezzi che sono poi quelli dove di punta, colpo libero e anche trave, certo, e lei ha ricominciato a lavorare questi attrezzi, vediamo adesso in quest'estate, testeremo un po' più approfonditamente e capiremo il suo rientro agonistico, punto di domanda per adesso, okay, nel senso vediamo come risponde quest'estate. Però lei ha un carattere talmente speciale, ha talmente, sì, un però fuoco. Bisogna avere pazienza perché dopo troppo fuoco brucia. Ah, e quindi bisogna che la situazione fisica le consenta di fare un certo tipo di lavoro senza sovraccaricare, sennò, certo, poi in fondo, perché ovviamente lei lo fa per arrivare a Tokyo, sennò non avrebbe senso, cioè per fare le altre, tra virgolette, se le è già tolte. Esatto, cioè non è, se una che è campione del mondo, esatto, non è che poi deve fare dei mondiali per fare esperienza. No. E lei vuole fare le Olimpiadi perché vuole ancora provarci ancora una volta e quindi proviamo quella strada. Per fare quella strada con calma adesso vediamo di ricominciare, fare quegli attrezzi dove può esprimere un potenziale ancora di alto livello, certo, però con la squadra no. Ma questo non vale solo per lei, vale anche per altre anziane che vogliono ancora mettersi in gioco e devono fare delle scelte. Anche perché fare quattro attrezzi è pesante, sulla preparazione, certo, è pesante, certo, quindi logora, quindi hai più probabilità di infortuni, lavorare un po' di meno limitando. Ma puntando alle tue cartucce migliori. È la soluzione che per una ragazza di quasi 27 anni penso che sia la soluzione migliore. Insomma.
sicuramente ci sono alcune campionesse che stanno alzando l'asticella dell'età, per cui vabbè, Ciuzuvitina, ma anche la Ponor che insomma poco tempo fa ha vinto un oro. Questo fa capire che fare i ricambi generazionali non sono così semplici da attuare, nel senso che se, come è capitato anche a noi, per un certo periodo tu non hai delle ginnaste, diciamo, di alto livello internazionale, fa fatica a mantenersi in un livello medio, perché è difficile, anche perché le soddisfazioni stentano ad arrivare e quindi bisogna, se invece sei di alto livello, vedi che rientrando ad alto livello sei ancora competitivo, queste ragazze hanno una maturità che gli altri non hanno, magari fisicamente hanno perso qualcosa in termini assoluti, ma la maturità, la capacità di stare in gara, quello che viene detto esperienza, è un'altra cosa, e quindi fanno valere questo, vedono che funziona e allora poi soprattutto possono lavorare di meno in allenamento. Quindi fanno anche un numero inferiore molto, di ore. Molto inferiore di allenamento, che consente di avere una vita un po' più, tra virgolette, umana, normale. Esatto. E quindi questo agevola. Allora bisogna capire questo, qui bisogna essere proprio... Anche di dosare. Dosare perché una persona non può tutta la vita stare in palestra, cioè gli allenatori sì, ma quelli sono... Anche voi che vedete sempre le stesse facce. No, no, io di facce ne vedo tante diverse, ma... Il problema è che occorre sempre una forte motivazione. Per avere una forte motivazione devi avere dei target interessanti, raggiungibili. Certo. E quindi bisogna riuscire a far vedere questi target, bisogna riuscire a stimolare al punto giusto, però bisogna sapere cosa si può fare e cosa non si può fare. Perché se fai il passo più lungo della gamba... Ti fermi. Non risolve niente. Certo. Poi dopo gli inconvenienti possono capitare che comunque alla fine uno deve rinunciare, però io la vedo sempre... in senso positivo. Certo. Quando c'è un atleta che ha voglia di lavorare, per me è già sufficiente. È più facile, se lavori per un livello di eccellenza, lavori sempre, è più facile accettare ciò che arriva. Se lavori poco, sei sempre a trovare delle scusanti. È vero. È sempre colpa di qualcuno. Che è tipicamente italiano, tra l'altro. Ma io sono italiano, ma gli scusanti non ne ho. Quando sbagliamo, sbagliamo, punto. È colpa nostra. Non siamo riusciti a fare tutto quello che... Però se qualcuno può fare meglio, si deve solo altro che accomodare e farci vedere come si fa. Esatto, no? Esatto. Siamo qui ad aspettarli. Raga, quelli seduti al bar che sanno come si fa, pieno ah, così. Quelli sono bravissimi proprio. Però dovrebbero farcelo vedere. Esatto, ci fanno una piccola dimostrazione ma subito. No, basta, il bello della ginnastica è così, che la ginnasta a un certo punto deve alzare il braccio e fare dal vivo. E non è semplice, no, per lì, niente. Lì è difficile. Va bene, grazie Enrico. Va bene. In bocca al lupo per tutto. Va bene, promossa. Grande. Ciao, che abbiamo finito.